Allora, Giovanni è un altro docente della scuola, ovviamente non avrebbe bisogno di presentazione perché è un esperto di simbolismo, è un insegnante, è una persona che si occupa anche tantissimo di tarocchi con una, diciamo, una lettura molto psicologica dei tarocchi, fa anche i corsi di tarocchi per Ridden School. Quindi è un acquario con un ascendente acquario. Allora, la relazione che ci presenta Giovanni è intitolata Venere, angelo o demonio? Venere nasce mitologicamente, come sappiamo, dalla cosmogonia di Esiodo, nasce da un atto cruento, effettivamente, che però va inteso nella sacralità. Quindi la nascita di Venere, vediamo un po' come secondo Esiodo nasce Venere, alla ricerca, secondo me, di una sacralità dell'amore inteso proprio come ricerca del divino. Qui vediamo il Vasari con l'evirazione di Urano da parte della falce di Saturno, di Crono appunto. E come Crono ebbe tagliato i genitali con l'adamante, li gettò dalla terra nel mare molto agitato e furono portati al largo per molto tempo. Attorno, bianca la spuma dall'immortale membro sortì, e da essa una figlia nacque, e dapprima a Citera divina giunse, e di lì poi giunse a Cipro molto lambita dai flutti. Lì approdò la dea veneranda e bella, e attorno l'erba sotto gli acidi piedi nasceva lei, Afrodite, cioè dea afrogenea e citerea dalle belle chiome, chiamano dei e uomini, perché dalla spuma nacque, e anche citerea, perché prese terra a Citera, e ciprogenea, che nacque in Cipro, molto battuta dai flutti, oppure Filomedea, perché nacque dai genitali. Lei Eros accompagna, e desiderio bello la segue, da quando, appena nata, andò verso la stirpe degli dèi, fin dal principio tale onore lei ebbe e sortì. Come destino fra gli uomini e gli dèi immortali, ciance di fanciulle, e sorrisi e inganni, e il dolce piacere, e affetto, e blandizie. Cosa possiamo notare? Il primo aspetto direi che Venere nasce, secondo la mitologia, secondo i miti, nasce da un connubio fra il cielo e la terra, ma in qualche modo fra il cielo e l'acqua. Quindi, se vogliamo, fra Urano, che poi poverino rimane per questo evirato, ma evirato sacralmente, e in qualche modo Nettuno, che rappresenta il mare. Questa spuma delle acque, è anche fisicamente, la schiuma che cos'è? Non è altro che un miscuglio di aria uraniana e di acqua nettuniana. E da questa spuma che Venere nasce. Quindi direi che se ha due genitori, secondo Esiodo, sono Nettuno e Urano. Questa dea dell'amore e dea della vita, quindi la vita nasce dal cielo, nasce dall'acqua e nasce sulla terra, sul nostro pianeta. Miller nel 1953 fece un esperimento per dimostrare come la vita si sarebbe potuta sviluppare sul nostro pianeta in modo spontaneo, semplicemente da un brodo primordiale che, come vedete, è contenuto in quella ampolla sulla destra, un'atmosfera primitiva contenente metano, ammoniaca, idrogeno e vapore acqueo, e che veniva in qualche modo attivata da degli elettrodi. Ora, questa è una teoria suggestiva che comunque ci riporta a questo brodo primordiale, a quest'acqua ancestrale in cui si sarebbe sviluppata la vita. Ma un'altra teoria esobiologica e molto interessante si è fatta strada nel frattempo, che la vita sul nostro pianeta sia arrivata dallo spazio attraverso un meteorite, attraverso una cometa. Una cometa che impatta nell'atmosfera e infine nell'acqua, nel brodo primordiale. È un po' una situazione anche alchemica in cui vediamo Venere, che in questo senso è simbolo della vita stessa sulla Terra,
che nasce da questa accogliente onda di acqua primordiale che è mobile, femminile, e gli alchimisti direbbero calda e umida, colpita da un fulmine freddo e secco, e quindi un fulmine improvviso, un evento improvviso, una cometa non meteora, quindi molto uraniano e se vogliamo anche un po' gioviano per gli aspetti astrologici. Infatti secondo alcuni miti è Giove il padre di Venere. E comunque, pensando sempre alla vita sulla Terra, una delle caratteristiche principali della vita sulla Terra è la sua riproducibilità. L'essenza stessa della vita è la riproduzione. Spesso diciamo che gli esseri viventi sono quelli che si distinguono perché nascono, perché si nutrono, perché crescono e infine si riproducono e alla fine muoiono. Ma se volessimo ridurre all'essenza tutto questo, potremmo dire che gli esseri viventi si riproducono. Quindi la vita sicuramente nasce grazie alla presenza di acqua, grazie alla presenza di un pianeta, in questo caso la Terra, ma non basta, non è sufficiente avere un'intersezione fra questi due spazi, diciamo, perché vedete che c'è una parte alta, no life, e una parte in basso invece dove c'è scritto life nel disegno, che a me è molto piaciuto, perché effettivamente non solo è scientificamente esatto, ma mi segnala la parte life come una specie di triangolo pubico che mi riporta al simbolo ancestrale della madre. Ecco, la castrazione sacra è un aspetto che è molto presente nell'antichità e nei miti. Questo per esempio è un mito frigio, il mito di Cibele e di Attis che vedete nel bassorilievo. Anche in questo caso Cibele, che è comunque una dea madre, che è analoga in qualche modo alla grande schiera delle dee, e Attis che in un complesso mito veniva appunto evirato. Ancora possiamo ricordare nell'antico Egitto il mito di Iside e di Osiride, in cui Osiride viene smembrato da Set, viene ricomposto poi dalla dea madre Iside, e però manca un pezzo, e chiaramente il pezzo è il membro maschile. C'è tutto un aspetto poi sulla simbologia che deriva sempre da quel quadro in cui ci sono le conchiglie, in cui si vedono fiori di vari tipi. I simboli di Venere sono il colore verde, sul quale lei normalmente cammina e fa sbocciare fiori al suo passaggio, le conchiglie, le rose in particolare, i frutti di mare in generale sono proprio dal punto di vista anche proprio dell'alimentazione, sono inerenti a Venere, e non è un caso che i frutti di mare siano considerati dei cibi immondi dal punto di vista di alcune tradizioni e anche di alcune religioni. Questo ci riporta quell'aspetto che vorrei mettere in evidenza il più possibile oggi, che è la censura, la rimozione che negli ultimi, diciamo, 1500-1600 anni è stata fatta di questo aspetto dell'amore come forma di elevazione spirituale, perché l'amore tout court è stato un po' considerato dal punto di vista estremamente e solamente materiale, e quindi eliminato un po' dall'aspetto spirituale.